Allora, ho ritagliato quattro bersagli per andare a effettuare la taratura della carabina PCP che oggi si può dire che utilizzo per la prima volta. Adesso voglio applicare questi ritagli di bersaglio su questa tavolozza e molto semplicemente con delle puntine li vado a fissare possibilmente ai quattro angoli così che non si diano fastidio l'un con l'altro. Ecco qua. Fuori, più luccica, comunque l'aria è molto umida, quindi preferisco fare tutto quanto in casa senza e risentire dell'umidità dell'aria. Ecco fatto. Allora, adesso questa tavolozza è pronta. Solo che c'è un problema. Così sta anche ferma. Meglio così, meglio così. Teoricamente sono messo al contrario, comunque non dovrebbero spostarsi. Ok, adesso vado a sparare. Il tiro è stato effettuato sul rest per dare più affidabilità possibile alla taratura. Il primo colpo è caduto in basso. Anche il secondo colpo è caduto in basso. Quindi ho agito sulla torretta per alzare il punto di impatto. Il terzo colpo finalmente ha colpito nel centro. Così come ha colpito al centro anche il quarto colpo. L'ultimo colpo è questo qui sopra. E diciamo che teoricamente siamo a posto. Adesso provo sugli altri bersagli. Purtroppo nel montaggio ho cancellato per sbaglio il primo tiro in assoluto che riguarda il secondo bersaglio in basso a destra. Tuttavia il primo colpo è andato basso, il secondo è andato addirittura alto perché ho sbagliato la valutazione dei click della torretta dell'alzo e finalmente il terzo è andato al centro. Una volta raggiunta la certezza sulla centratura della carabina, o meglio dell'ottica, sono andato a colpire due bersagli superiori.
Allora, questo è il risultato. Nel primo test ha iniziato sparando basso. Considerando che siamo al chiuso, non è accettabile. Nel secondo test ha risparato basso, poi addirittura mi ha sparato alto perché ho sbagliato i click dell'alzo e poi sono arrivato al centro. A questo punto ho puntato agli altri bersagli e gli altri bersagli sono stati 2 su 2 in pieno centro. Mi ritengo soddisfatto. I soliti 15 metri di casa interni, purtroppo non ho più spazio di questo. Adesso so che la carabina è tarata correttamente.